di tanta gente, però questa presentazione è una presentazione che va in televisione, anche in streaming, e i tifosi del Napoli sono numerosi, numerosissimi, sia in Italia che nel mondo. E quindi io farei un saluto a tutti i tifosi del Napoli nel mondo, ovunque si siano, facciamo anche un bel applauso. Luciano, ti chiedo solo questo, te l'hanno già chiesto, ma l'impatto con questa tifoseria, che tu adesso non conosci ancora come tua tifoseria allo stadio, ma l'hai conosciuta come avversario, è un impatto che ti dà qualcosa, che ti solletica qualcosa? Non vedere niente, Giovi, un messa. Buonasera a tutti. Proviamo a fare una sintesi, senza stare a lavorarci troppo. Questo calcio mercato è la possibilità di avere allo stadio Maradona i nostri tifosi, per cui a volte può sembrare anche una presenza troppo opprimente quella dei nostri tifosi, ma non è così, loro ci stimolano tutte le volte a dare sempre il meglio in campo e dobbiamo avere il nostro piano. Grazie Luciano, grazie, insomma i tifosi sono i protagonisti. Luciano Spalletti non è venuto da solo naturalmente a Napoli, ha uno staff tecnico di primo ordine, alcuni sono ragazzi che già lavoravano nel Napoli e quindi io comincerei a chiamarli. Allora, vi aspettiamo qui, Marco Domenichini, Daniele Battini, Francesco De Ciccio Barzona, Francesco Sinacchi, Francesco Cacciapuoti, Alejandro Lopez, Simone Peccaccioli e un altro gradito ritorno, Giuseppe Santoro. Prego ragazzi. Allora, alcuni li conoscete, altri no, però una piccola presentazione la faccio io, mister. Allora, Marco Domenichini, mi pare di aver capito che tu lavori con Giusto Spalletti da tantissimo tempo. Sì, mi sopporta. Sopporta, però so anche che c'è una grandissima stima tra voi due, anche potrebbe essere altrimenti dopo voi due. Certo, è un piacere essere con un allenatore di primo ordine. Lo sappiamo e chi forse sopporta tempo ancora maggiore, non so chi dei due, e quest'altro signore alto che secondo me molti ricordano, quindi magari hanno qualche anno in più, secondo me, e che è Daniele Battini. Buonasera a tutti. Da quanto tempo sei venuto? Sono quasi 30 anni. Io ho avuto la fortuna di avere Luciano come compagno di squadra, poi come allenatore e poi ho avuto la fortuna di collaborare con lui. Ed è una grande fortuna. Sembra che sia stata una collaborazione anche molto proficua, visto che avete un po' di musica. Per ora sì, ma ancora non avevamo un altro. Sicuramente ci aspettiamo molto bene. Allora, Ciccio Carzona e Francesco Sinatti li conosciamo, quindi io credo che passi un saluto. Buonasera a tutti. E la stessa cosa anche da... Buonasera a tutti. Invece abbiamo una persona che si aggrega, Francesco Cacciapuoti, un saluto anche tu, lui è già presente qui nel Napoli da quanti anni? Da 11 anni. 11 anni, però dietro le quinte magari non tutti lo conoscono. Invece dello staff di Spalletti, Alejandro Lopez, buonasera Alejandro. Buonasera a tutti. Lui è un... Allora, innanzitutto di dove sei, questo accento, ricordiamo. Io sono della Spagna. Giusto da Valencia. Di Valencia ed è il nostro preparatore dei portieri. E infine abbiamo Simone Peccaccioli. Buonasera Simone. Buonasera a tutti. Tu che cosa fai nello stato di sport? Sono un mechanist, ma no, che non so quello che analizza il video e quant'altro si fa con la tecnologia. È una figura fondamentale. E per concludere Peppe Santoro, Peppe tu, un saluto semplice, ti conoscono tutti. Fare questo vuol dire di essere felicissimo, di essere tornato, sono stato a Napoli quasi 10 anni, nella prima epoca, diciamo, della Ventis,
sono tornato e sono felicissimo perché sono a casa, perché sono napoletano e sono a casa anche come Napoli, come napoletano. Ricordo per chi non lo sapesse che lui è lo scopritore del nostro capitano Lorenzo Insigne, e tutti quanti aspettiamo appena avrà finito le sue vacanze. Allora Silver, dove sei? Qui, qui, qui. Allora io darei a te l'incombenza invece di chiamare tutti i nostri atleti, i calciatori, vai! Perfetto, allora comincerei naturalmente dal portiere, perché c'è un portiere oggi, uno solo in organico qui, ha calciato la presa degli altri, ed è Nikita Contini! Difensori, Kalidou Koulibaly, perché ha fatto bene con la maglia del Crotone, Sebastiano Luperto. Lo vediamo correre con una chioma particolare, corre forte, che va qui. Sarà interessante chiederti, mister, come ti ha ritrovato dopo un po' di tempo, dopo qualche anno, Costantinos Costas Maras! Corre anche tanto lui sulla fascia mancina ed è Mario Rui, fa anche rima, Mario Rui! Tanti centimetri, tanta forza nel reparto centrale di difesa, Amir Rahmani! I centrocampisti, Diego Tete! Il mister Spalletti ha già risposto due o tre volte per lui, per le qualità di Elit Elbas. Mi ricordo sempre che se riesco a passare questo nome, forse ce l'ho fatta. Miguel Forugio! Prodotto ieri giovanili del Napoli, ha fatto benissimo il settimo armata della Cremonese, Gianluca Gaetano. Tirato al lucido con tanta qualità, lo stiamo scoprendo oggi, Stanislav Lobotka. Ha preso con la sua sensibilità, secondo me parole bellissime per uno dei simboli della storia del Napoli, che è Mare Kamsis, e già questo lo fa salire di livello incredibilmente. Piotr Zilinski. L'incontenibile, insostenibile leggerezza dell'essere. È un attaccante fenomenale, corre tantissimo e velocemente e fa tanti gol e ne deve fare tanti tanti. Victor Osimhen! Veloce anche lui, scattante, ama il dribbling e anche il pallone. Adam Uras! Stanza, fisicità, grande lucidità per Andrea Petagna. Questa mattina abbiamo spirciato dalla tribuna che ha vinto la gara dei rigori. Addirittura, l'Italia, campione d'Europa di calci di rigore, ci ha dato davvero un passo da quella coppa anche lui, la qualità incredibile di Matteo Policarro.
il quadricipite più grosso del West. Gennaro Tutino! Ok, allora completiamo l'elenco perché poi ci sarà una foto di rito di ritiro per tutti quelli che stanno correndo tantissimo qui a Carciato. E allora aggiungiamo l'elenco: Francesco Baietti, applausi anche per loro, Valerio Coffelli, Uber Igasiak, Filippo Costa, Alessandro Zanoni, Cari Settacca, Sentin Pascià, Luca Palmiero e Paolo Ciciletti. Un gruppo straordinario, non una squadra di calcio, naturalmente mette il suo cuore, il suo fulcro nello staff tecnico e nei calciatori, ma ci sono altre figure che sono fondamentali, tra queste è la figura del medico sociale, dello staff medico in assoluto, e quindi chiamiamo il nostro medico Raffaele Canonico. Prego Raffaele. Seguito da Gennaro De Luca, dal nutrizionista Marco Rutolo, e abbiamo anche sul palco il professor Raffaele Landolfi, di cui Napoli si avvale della collaborazione. Landolfi è il direttore del Genetic Training Center e il figlio del dottor Antonio Russo, cardiologo dello sport. Eccolo! La volta dei fisioterapisti, Marco Di Nullo, forza! Vincenzo Longobardo, Marco Romano, Fabio Sannino, Paolo Battaglione e Nicola Zazzaro. Noi ci siamo dimenticati di altre persone che voi potete pensare che non sono ancora state chiamate, le chiamiamo dopo, ma adesso chiamerei il nostro vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Prego Edoardo. Figura istituzionale, perché c'è un piccolo momento istituzionale. Prego Edoardo. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere venuti qui a sostenerci nel vostro cuore azzurro e vorrei chiamare qui invitare il nostro caro sindaco Andrea. Andrea, buonasera. Si vede che sono soddisfatto per essere venuto di parte in questa piazza questa sera, oltre al fatto che sono stato Covid, e sono venuti tutti per sostenerci, per vivere i momenti di grande gioia in questa bellissima valle di sole. Stasera è una emozione, benvenuti nel nostro paese, grazie, perché questa vista che vedo da qui è fantastica. E ringrazio tutti per tutti, spettano al mio amico direttore della PP Fabio Sacco che arriverà tra poco e ringrazierà tutti. Ma io voglio ringraziare prima di tutto la società e la famiglia di Laurentiis, perché lavorando insieme siamo riusciti a organizzare questo ritiro che è un'avventura che sembrava quasi un sogno. Qual decimo, no? L'undicesimo ritiro? Il decimo ritiro doveva essere l'undicesimo, è il decimo, ma è stato un sogno poterlo realizzare. Siamo un modello in Italia. Abbiamo fatto la prima partita con il Green Pass e stasera c'è il primo evento, ma soprattutto voglio esprimere la totale gratitudine a voi, ai tifosi, che non serve dirlo perché avete sopportato le nostre problematiche organizzative, avete sopportato i disbrighi, ma ci supportate in questi 10 giorni fantastici, e devo dire che è un rischio fare un ritiro, ma siamo appagati dal fatto che siete esemplari, non ce n'è uno senza mascherina, perché sapete che è un evento con poca capacità di trattamento. Grazie perché ci avete riportato la normalità, il nostro paese voleva ricominciare a vivere di turismo e di amicizia e voi ci avete invaso con il solito calore, con il solito colore e con un grande affetto che noi vi cambiamo totalmente. Grazie di essere qua e grazie a Edoardo e la sua squadra. Grazie a voi.
Raccolgo anche il saluto della nostra PT che insieme al Comune organizza questo evento, del nostro presidente Lucio Merizio, del nostro vicepresidente Castelberger che è qua. Qui c'è una squadra a cui auguriamo davvero il meglio, di cuore, perché l'amicizia, come diceva il sindaco, ormai è di lunga data, ma io ci tengo davvero tanto perché Andrea l'ha detto che ci sembrava un sogno poter organizzare questo evento e stasera la soddisfazione più bella. C'è una grande squadra dietro le quinte che ha reso possibile questo. Tutta la squadra del sindaco, della giunta comunale, dell'amministrazione comunale di Di Mano, la squadra che si prende cura dei giornalisti con Diego Bianca De Carli, il nostro Alberto Benasa, tutti i pompieri, le forze dell'ordine, i vigili, i carabinieri, i volontari, la squadra della security di Mattia Spadro e dei suoi collaboratori, la squadra della PT con tutte le persone degli uffici giuristici e il nostro Vittorio Mendini che è un po' la persona che unisce i puntini e quindi davvero un grazie di cuore a tutti. Ringrazio anche Rossini a questo punto, no? Anche Rossini del Pino Marketing che è grazie a loro di aver realizzato questo grande sogno per i nostri grandissimi tifosi del Napoli. Molto bene, devi fare un'ultima convocazione e poi c'è una piccola sorpresa, vai! Un'ultima convocazione, una convocazione di peso perché ci raggiunge Tommaso Starace, Tommaso vieni! Oh, my God.
un Forza Napoli sempre! Allora, solo questa cosa, noi quando diciamo Forza Napoli aggiungiamo questo sempre, che magari non tutti sanno. Allora, Forza Napoli sempre! Arrivederci ragazzi! Grazie a tutti!
Grazie.